Una volta i presidenti, le squadre di calcio, le società pagavano gli stipendi dei giocatori, gli ingaggi dei giocatori in base ai soldi che avevano, che derivavano dall'attività imprenditoriale del presidente, dei soci, qualora qualcuno conferisse ovviamente soldi, aumenti di capitale e compagnia bella, e sponsor. Pagavano sulla base di quello che avevano. No? Quindi ho tot budget, posso pagare i giocatori tot. Non posso permettermi giocatori che guadagnano di più perché altrimenti vado fuori budget. Erano i tempi di tutto il calcio minuto per minuto, in cui si trasmetteva alla radio solo il secondo tempo delle partite, per cui il primo tempo non sapevi nemmeno il risultato. Poi saltano fuori, ve la faccio velocissima, le radio private che cominciano a snocciolare anche i risultati dei primi tempi, radio cronache dei primi tempi, ma tutto in maniera abbastanza pirata, no? Poi decidono di fare una regolamentazione di tutto questo, quindi diritti per farla breve, diritti radiofonici, diritti televisivi, eccetera. Il punto a cui siamo arrivati adesso è che molte società pagano gli stipendi in base ai soldi che prenderanno, non in base ai soldi che hanno, in base ai soldi che prenderanno dai diritti televisivi, dal paracadute se retrocedi, da tutte queste cose qua. Soldi che arriveranno, perché i diritti televisivi non è che te li pagano cash il giorno che comincia il campionato, no, ovviamente vengono pagati, no? A rate, giustamente. E quindi uno dice, vabbè, quest'anno incasso tot dai diritti televisivi e quindi posso, anche se sono una società relativamente piccola, posso permettermi di acquistare dei giocatori di un certo livello e di soddisfare la loro pretesa economica, la loro richiesta economica. Tanti soldi arrivano, a meno che non arrivi una pandemia. A meno che non arrivi una pandemia che ti costringe a smettere di giocare, che ancora non ti dà indicazioni precise su quando si tornerà a giocare, scatenando una frenesia nel voler a tutti i costi tornare a giocare, perché, non lo dico io, l'ha detto Gravina, se così non fosse, gli effetti di una stagione chiusa anticipatamente ricadrebbero sulla stagione successiva con ricorsi legali da tutte le parti. Stirpe del Frosinone, per esempio, l'ho già annunciato. L'ho detto anche Galliani per quanto riguarda il Monza, per esempio. Quindi non sto parlando solo di Serie A, ma anche di Serie B, di Serie C. Dice, ma gli altri sport hanno chiuso i loro campionati, volley e pallacanestro. A parte che ci sono anche lì dei casini, delle polemiche, perché alcune società non sono state interpellate, ha deciso la federazione, volley, la federazione, basket. Ma dice Gravina, il calcio ha la sua peculiarità. Come sport nazionale, quindi di grande passione e per l'impatto economico. Detto in soldoni, giusto per non uscire dall'argomento, perché vogliono tornare a giocare in ogni caso e concludere questa stagione? Perché tornare a giocare significherebbe rimettere in gioco, in moto, scusate, l'acquisizione quantomeno di una parte, se non tutti, dei diritti televisivi. Vorrebbe dire sopravvivere, perché già le perdite sono state tante, ma provare a sopravvivere, non per tutti, per alcune società, ovviamente le più deboli, o quelle che hanno voluto fare un po' il passo più lungo della gamba, ma perché? Vai a pensare che c'è una pandemia, vai a pensare all'imponderabile. E quindi bisogna giocare, perché altrimenti fine di questi. E fine di questi vuol dire non poter pagare i giocatori. E non poter pagare i giocatori significa vedersi messi in mora dagli stessi giocatori, ovviamente, no? Che peraltro
come associazione calciatori non hanno aderito alla proposta della federazione. E questo cosa vuol dire? Non solo perdersi in ricorsi, ma vuol dire che anche che certe società, non ne conosco i nomi, il mio è un discorso prettamente generale, sia chiaro, rischiano di puff, di sparire. Perché è una equazione algebrica. Se non prendi i soldi, non giochi, non prendi i soldi dei diritti televisivi, se non prendi i soldi dei diritti televisivi, non hai le risorse per pagare gli stipendi ai giocatori. E se non hai le risorse per pagare gli stipendi ai giocatori, i giocatori ti mettono in mora e tu fallisci. È una situazione, possiamo dire, sull'orlo del drammatico, cioè se non si tornasse a giocare, il rischio quale sarebbe? Effettivamente, A, che il rischio si ripercuote sulla stagione successiva, B, o forse A è il secondo e B è quello che vi sto dicendo, il rischio che certe società debbano ripartire dal fondo. Dal fondo. Questo è il grosso rischio. Poi c'è il decreto salvacalcio, poi il governo farà di tutto, farà di tutto, ma anche qui dovranno esserci regole ben precise. E non so se ci saranno i fondi necessari e sufficienti per evitare il rischio di fallimenti o comunque di messa in mora di situazioni poco piacevoli. Ecco perché sostanzialmente si vuole rimettere in moto tutto questo movimento, tutto questo circo. Perché nessuno certo poteva prevedere quello che è successo, ma è successo. E questo mette un po' allo scoperto, a nudo, quello che è il sistema. Quello che è il sistema. Per il quale adesso bisogna fare di tutto. Perché si salvi. Sono d'accordo con Gravina quando dice: se non si porta a termine questa stagione, la prossima non si gioca. Ma proprio non si gioca, ma non comincia. E visti i tempi della nostra giustizia, io vi arrivo a dire che per le prossime due non si gioca. Visti i tempi che abbiamo noi, i corsi, i ricorsi, i ricorsi dei ricorsi, i cavilli, quelli che gli ho perso tutti. Capite? Ecco perché si deve tornare a giocare o si vuole tornare a giocare. Peccato che però il giudice unico che può stabilire se si torna a giocare non sia un essere umano, ma sia quell'esserino microscopico che sta mettendo in ginocchio l'essere umano nella sua globalità. Possiamo solo sperare che il meccanismo si rimetta in gioco perché ci sarà consentito da questo esserino microscopico. Pensate com'è, no? Pensate com'è il mondo. Messo in scacco da una cosa microscopica. Ho parlato del calcio, ma ci sarebbero tanti altri settori. E il calciomercato? Calciomercato? Come si può sviluppare il calciomercato in condizioni come queste? Scambi, l'abbiamo detto, scambi e poco denaro. E ce ne sarà poco anche l'anno prossimo, e ce ne sarà poco anche tra un paio d'anni. E ce ne sarà comunque meno per il futuro del nostro calcio, ma con tutto in proporzione. Verrà ridimensionato tutto. Non voglio fare l'astrologo. Io dico che è molto difficile, se non impossibile, che anche tra 3, 4, 5, 6 anni, quello che è il movimento calcio sia uguale a quello che avevamo fino a un paio di mesi fa. Sarà molto, molto difficile. Avrei voluto parlarvi di Ferran Torres, ottimo giocatore, magari lo facciamo in un altro video. Mi sono visto un po' di filmati, quest'oggi ho fatto anche un servizio su Italia 1. Ottimo giocatore, attaccante esterno, 20 anni, compiuto il 29 di febbraio. Quindi vuol dire che un anno li compie il 28 e l'altro il primo marzo o il 28, non lo so, come no, il primo marzo, giustamente, quando non c'è il 29. Ok? Giocatore fortissimo,
Valutazione 45 milioni. Transfer market. Secondo voi quanto costerà al momento del calciomercato? Molto, molto, molto meno. Molto meno. Datemi retta. Ciao ragazzi.